Ciao a tutti ragazzi e ragazze, a grande richiesta di nessuno, vi presento la quarta serie di partite online a Black Ops sulla Wii. Niente, allora, un po' di cose da dire. Allora, prima cosa da dire, come avete notato, dagli altri video soprattutto, dai precedenti video che ho messo, che questi sono in HD, anzi in Full HD. Questo perché? Perché ho comprato una nuova videocamera. Ora io sto registrando usando questa telecamera, solo che registrando con questa telecamera, cioè, ci sono dei vantaggi e svantaggi, cioè, in teoria forse più svantaggi che vantaggi, più svantaggi che vantaggi, perché la qualità in cui sto registrando è 1080p, ma diciamo che sto riprendendo un televisore che non è che sta trasmettendo il segnale Full HD, perché è la Wii, e quindi cosa succede? Che le immagini, soprattutto quando vedrete un ambiente un po' scuro, diciamo come questo, ecco, così dovreste vedere un'immagine un po' chiara, un po' troppo illuminata. Questo è il primo. Secondo, quando facevo quelle serie di partite, no? Facevo, diciamo, avevo uno strumento apposito per registrarlo in modo fermo. Ora è indeciso tra questi due: ottenere un'immagine ferma oppure usare la videocamera. Ho scelto la videocamera anche perché per il metodo precedente, diciamo, c'è bisogno del computer, e il computer ora è bloccato, cioè non è che è bloccato, è solo che è in uso, perché sto usando Movie Maker, che sta finendo di salvare un video, e siccome il processo è un po' lungo, lo lascio fare tranquillamente, perché per farlo mi serve molta RAM, cioè non deve essere nessun programma non ci deve essere nessun programma aperto, perché altrimenti la registrazione verrebbe ferma. Quindi in questo caso uso una videocamera, non la rendo sul computer, le immagini sono di un'ottima qualità. Peccato per il fatto che sto riprendendo dalla Wii, solo per questo. Però come avete visto, i video soprattutto di PlayStation 3 sono, diciamo, ottimali, no? Si vedono bene. È questo. Ed niente. Poi altre cose da dire, sì, che sto perdendo sempre, lo so, ho fatto solo il primo sangue e poi sono sempre morto, lo so, non è una bella cosa, fidatevi, cioè, credetemi, ho fatto partite migliori, pur sempre quando non registravo. Niente, un'altra cosa da dire, che forse mi prendo un Xbox 360 usata, e il che mi sembra, cioè, questa cosa era già, il fatto di voler prenderla c'era già da un, mi frullava già un po' in testa da un po' di tempo, no? Per un po' di tempo, in due settimane. Ed niente, l'ho trovato un Xbox usata a 148 euro con
con l'hard disk da 80 giga. Sembra buono, ecco, così diciamo, perché mi sono anche un po' stufato di Black Ops sulla Wii, no? E siccome sulla PlayStation 3 non posso andare online, diciamo, uso questo, vorrei giocare su Xbox. A proposito di PlayStation 3, il PlayStation Network, come sapete, lo sapete, vero? Che è tornato online da circa un 2-3 giorni. Quindi mi sembra. Quindi diciamo che se potevo andare online, potevo fare dei gameplay online senza nessun problema, ma non posso. Niente. Diciamo alcune cose sui video che verranno, che vedete tra poco. Perché cosa vedete tra poco? Dovreste vedere, innanzitutto, speriamo, il video che sto salvando con Movie Maker. All'inizio era di 5 giga, poi ho fatto una aggiustatina e spero che sia diventato di meno, ma soprattutto spero che si salvi quel video, perché ho già provato due volte a salvarlo e diciamo il salvataggio è fallito. Speriamo che va. È un video che vi dico già da subito che non c'entra niente con Black Ops, ma che c'entra diciamo con quello che vorrei fare, diciamo è una cosa diciamo che sta benissimo col mio canale, Alfi Game, tecnologia e non solo. Sì, diciamo che un po' di tecnologia c'è in quel video, è una cosa che mi piace molto, lo sono andato a finire. E niente, dovreste vedere questo, poi un altro video, un video che diciamo quello deve solo essere un capolavoro, quel video. Dico così perché deve essere o un capolavoro oppure una cosa orribile. No, sarebbe un video, diciamo una simulazione, se Call of Duty Black Ops fosse reale. Già ho messo un'anteprima che abbiamo realizzato io e i miei amici. Solo che quella è stata fatta col cellulare e si a un certo punto del video si intravedevano pure delle impronte delle dita, e diciamo era solo un'anteprima, una cosa di prova, niente di quello che dovevo creare, e diciamo che adesso lo sto creando ovviamente con la videocamera in Full HD, quindi una qualità migliore. È morto. No, non voglio. Ok. Una qualità migliore, dicevo. E tutto questo lo realizzerò con i miei compagni, tra cui un youtuber, Naslaki, e forse un altro youtuber, Manu Sforza, ecco. Dico forse a lui perché non si sa se viene o meno. Comunque, qualunque cosa, oltre a me e a Naslaki, ci saranno altri due amici che non fanno parte di YouTube, ma diciamo che
sono amici così che collaborano con noi. Attenzione, perché sì, dai, mettiamo tanto, diciamo sono altri due nostri amici, Cole e Check, che saluto. Sì, abbiamo perso. Ok, è la prima volta che parlo senza fermarvi, senza fermarmi su, diciamo, una partita. E vabbè, anche perché la partita non sembrava delle migliori, la mappa non era per niente delle migliori e io non ero tra i migliori, e quindi, ma non fa niente. Guardate che ok, no, era un alleato che, se non sbaglio, è un alleato che fa parte di un clan, è un clan che, diciamo, stiamo creando, anzi, che non ho creato, ma diciamo io sono uno di quei dei partecipanti, no? Ed sarebbe il clan di moddingstudio.com, ecco, clan di Call of Duty Black Ops solo per Wii. Diciamo che io ho messo a disposizione il mio canale per realizzare delle partite, quindi vedete, quindi tra poco, un po' difficile, tra un po', non si sa quando, dovreste vedere delle partite che faccio io e il clan di Mondi Studio, quindi tutti alleati. All'inizio facciamo partite di allenamento, anche perché finora ancora non abbiamo fatto una e ci dobbiamo un po' conoscere. Registrerò pure quella. Poi non si sa, dovremmo sfidare altri clan, non lo so. Comunque è un clan per divertirci, non è che ci mettiamo impegno. Però ci dobbiamo divertire. E niente, il clan si chiama We Are Ready. Quindi ho messo a disposizione il mio canale per le partite. Il mio canale, diciamo, per queste partite è momentaneo, però per ora si crea il mio, anche perché il mio, con il mio posso mettere video superiori ai 15 minuti, e quindi cercherò, quindi diciamo metterò queste partitelle, caricherò il video di queste partitelle qua su questo canale. Il canale si chiama We Are Ready, e lo trovate anche su Facebook, però è un gruppo chiuso, cioè diciamo che è un fo che come gruppo su Facebook, ecco, siamo noi, però i post, eventuali post, possono leggere solo chi ne fa parte del gruppo. E fanno pace, cioè, quindi se vi iscrivete al gruppo di Facebook, diciamo che potreste non essere accettati, perché dovete far parte del clan. Per far parte del clan dovete andare su Modding Studio e ecco, dicevo, non trovo nessuno, dicevo, per entrare a far parte di questo gruppo, allora innanzitutto non dovete fare parte di nessun clan di Call of Duty Black Ops per Wii,
Ecco, se volete aggiungervi al nostro. Quindi dovete andare sul modo di studio. La via più facile è quella di nella tabella dove c'è scritto, dove c'è il, diciamo, il posto dove potete scrivere cosa cercate. Dovete scrivere la parola clan, che si trova questa barra di cerca, dovreste trovarla in alto a destra. Cercate, poi fate clan Call of Duty Black Ops, accettatevi che sia quello della Wii, seguite delle istruzioni e basta. Poi saprete quando si faranno partitelle di, diciamo, di allenamento o meno. E questo è quando riguarda il questo clan. Io ho mandato delle richieste per allearmi con questi, con, diciamo, chi fa parte del clan. Penso che ne abbia ricevuto solo uno, no, ne ho ricevuto solo uno di accettazione. Vabbè, fa niente, quello l'ho beccato a culo, non so. Dai, parliamo un po' di Black Ops, dai, di questa partita. Come avete visto, l'ho beccato qua, che era proprio difficile da vedere, non so se voi l'avete visto, ecco. Ok, niente, parliamo un po' di questa partita, dai. Sto parlando un po' di fatti miei, lo so. Allora, ok, concentriamoci sulla partita. Beh, dai, un po' vicini, dai, siamo, cioè, noi siamo in 4, loro sono la metà, quindi diciamo è un po' difficile, è una partita un po' moscia questa. C'è niente, ora potrei benissimo non farla vedere, ma voi sapete che questo è un commento live, cioè io sto giocando, cioè il video è registrato ovviamente, ma cioè tutto quello che sto facendo adesso, tutto live, cioè è una partita, diciamo, live. Che cai? Non è dei nostri. Guardate, c'è. Wow. No! Aiuto, mi sono bloccato! Grazie, meno male che c'è pure un mi ha salvato. Vedevo delle scintille, no? La curiosità. Perché prima, cioè, non ho capito bene se quello era una macchinina, una RC, XD. Cioè, io avevo visto una cosa del genere, poi dopo non l'ho vista più, allora ho seguito quelle scintille, pensavo che era affondata perché la vedevo piccola, e all'improvviso mi è arrivata in testa l'approvvigionamento. Strano che non sono morto, se ero là sotto, boh. Allora, i nemici sono due, ma sono introvabili, se cioè probabilmente si saranno accampati da qualche parte, anche perché è dall'inizio della partita che faccio lo stesso giro. Perciò cambiamo. E siamo in 3, sì. Beh, anche perché molte volte io ogni volta faccio fatica ad entrare in una partita. Ehi, sì, bella roba. Dai, no. Dai, con essere interrotta quando mancano 2 minuti e mezzo. Quando avevamo la vittoria in pugno. E quando eravamo
avevamo più possibilità di vincere, perché gli avversari erano in pochi, tutto. Cioè, proprio... Una bella fave. Diciamo che... le connessioni interrotte su Black Ops sono un po' il pane quotidiano di questo gioco, perché cioè diciamo capita molte volte che non si sa qual è il problema. Alcune volte è perché l'host ha abbandonato la partita. Alcune volte perché si cambia server. Non vedo perché c'è bisogno di questo, perché c'è, non si sa, boh, c'è la curiosità di sapere perché mi sta interrompendo la partita, mi è uscito con questa interrotta. E vabbè, c'è niente. Nuke Down, Town, Down, Town, boh, è un mistero che... Cioè ne è usciti tre da quella porta, solo uno sono riuscito a distruggere. Vabbè, fa niente, non si fa niente. Qua commento perché mappa piccola, molte persone, invece quella di prima mappa diciamo grande e poche persone. Da cavolo, ma doveva sempre funzionare. Mi fate una macchinina. Che cazzo? Che è stato a fare l'oggetto? Vabbè, fa niente. Vedete, dovremmo essere equilibrati. Sì, siamo 10. 5-5. Quindi siamo in perfetta parità. Un po' meno nei punti, ma proprio un po', anzi mi preciso, volevo dire, anzi mi preciso per niente, perché se uccido lui pareggiavamo. Con lanciagranate faccio un po' schifo, anzi penso che sia colpa del lanciagranate, no? Quindi devo cambiare, devo cercare di non mettere il lanciagranate, va? Dopo lo faccio. Ma stanno dentro. Ah, a proposito, io non so se voi mi avete sentito tutto questo tempo, perché a differenza delle altre volte io... Ah, vaffanculo, sulla pressione di una volta funzionava. Non so se mi sentite perché la videocamera, siccome video e microfono... sono in un'unica zona, no? La videocamera ce l'ho un po' distante, perché allora io sono seduto sul divano in mezzo tra il divano e la televisione, ci sta un tavolino e lì sopra ci sta la videocamera, quindi non so se voi mi state sentendo, perché oppure se mi state sentendo ma con un volume molto basso. Beh, andiamo giù su perché qua il bau bau, cioè non siamo più già là, il bau bau, una mappa piccola, mi fanno paura, anzi rompere il cazzo. Sì, io comunque
consiglio che da Black Ops il gioco, quando nella schema di caricamento una coltellata al momento giusto su quando arriva un cane può ucciderlo. Beh, tra i tentativi non ho ucciso per niente, solo una volta ho ucciso un cane, ma usavo l'arma, ecco, e ouch, poco male. E niente, diciamo che usare dei cani in una mappa piccola, no, cioè, come dire che cioè è una cosa facile, no? Infatti vedi quando uccidi una fatta, la squadra pistola sta prendendo in mano la partita tra cani, elicotteri e non si sa quali altre diavolerie. Andare qua sopra, ok. L'uomo si è trovato in faccia. Che andano all'improvviso, qua. Allora, uno so che sta, non è rimasto da qua, sì, precisamente, no, io sono morto, no? Tasto no, prendo le scaline, okay, lo devo cambiare, lancia granata, anche perché no, normalmente una granata dovrebbe esplodere, invece questa qua, se tu spari una granata vicino a un nemico e tu ti trovi vicino, questa qua non fa effetto, cioè devi lanciare da lontano. Ora poi è una cosa normale, ma con sfiga, perché cioè mi sto difendendo. Vabbè, fa niente, non me ne importa più di tanto, tanto mo cambio tutto, ti accoltello pure io, ecco, ti accoltello pure io, no, ho perso il segnale, mi volevo girare a coltellarlo, non ci sono riuscito, vaffanculo. Oh, ecco la distanza minima che ci vuole per un lanciagranate. C'è l'elicottero, qua ci stanno troppe persone, c'è la macchinina. Accoltellato in anticipo. Vabbè, fai niente. Cioè, aspetta. No, però! Ho perso il segnale perché siccome c'ho la telecamera che mi sta in mezzo, no? Ho dovuto alzare la barra del sensore leggermente più in alto, con un sistema che a me non piace. Cioè, l'ho messo in una. Una specie di posa cenere che però è instabile perché il tappo è ovale e quindi le possibilità che cadano sono poche, però già lo vedete che è un po' storta sta cosa. No, poi. Ok, comunque sto migliorando sia nel fare uccisioni che nell'essere morto. Diciamo che 10 a 20 cacchie, no, perché una volta stavo, no, perché una volta diciamo che cercavo di rimanere un po', cioè diciamo che venivo beccato un po' meno volte
però mi uccidevano sempre perché ancora adesso io non è che sto a riparo, cerco di, diciamo, un po' accamperarmi, no. Io vado subito all'attacco, cerco di fare subito un corpo a corpo, cioè questo è un po' male, perché espormi al nemico è un po', non è una cosa buona da fare, molte volte mi è andato pure bene. Allora, intanto cambiamo, no, cambiamo l'accessorio, ci mettiamo un bel mirino infrarossi, va? Mettiamo questo, mettiamo il mirino, via. Radiation. Dovrebbe essere questa la penultima partita, perché vedete che faccio all'incirca un'ora di registrazione, la memoria però ho al massimo un minuto, e cioè un'ora e qualche minuto di registrazione, non a partire da adesso, a partire da quando ero così. Beh, ragazzi, c'è un problema, questo qua, cioè premi il tasto per mirare ed è così, e a me non piace questo così, perché tanto vale che mi equipaggiavo con un cecchino, no? Ho fatto una cavolata, no, perché io non riesco a cercare di mirare, perché ci metto 30 anni, il tempo che faccio così, quindi mo provo a sparare senza mirare e cambio subito, però ancora non ho fatto fuoco, dai, aspettiamo, forse non ha tutti i suoi svantaggi. Sì, ha i suoi. Invece no, perché li ho beccati, no? Che fai, papà, che fai? Non posso stare così all'infinito. Macchinino. Almeno una canasta. No, non ci sta nessuno. Che perdete a fare il tempo? Ah, si vuole mettere là, ok. No, è sto mirino. Come dice il mio amico Natlaki, così non lo dobbiamo fare, o lo dobbiamo fare a seconda del video. Vabbè, esci da qua, dai, ti sapevo. E t'ho fregato però, visto? Pure coltello balistico, Solo che per... non mo vince lui, che mo. Che culo. No, ma non mi piace, però lo devo cambiare. A meno che non mi imparo a fare così. Boh. Non lo so. Ho visto uno. No, non c'è lanciagranate. Ok, mi sono fatto scoprire. No, ve l'ho detto, aveva una mano ferma, io non c'ho una mano ferma, quindi non posso fare niente. Se giocavo con l'Xbox 360, no? O PlayStation 3, oppure avevo il classic controller, a questo era risolto. Perché almeno con l'altro analogico dovevo risolvere un po' le cose. Speriamo che ci sia ancora. Che ne so, è andata giù la granata.
Brava a fango, ecco. No, no, ho fatto una gran cavolata mentre stavo qua. Mannaggia. Ora ci teniamo questa. Effettivamente però. Ah. Che cazzo. Ce l'avevo dietro, non sapevo. Tre uccisioni, no? Però tre uccisioni. Cioè non è. Io sto cercando di fuggire. Questa è una bella zona per usare questo tipo di arma. Altro un cecchino che magari è un po' più precisino e va vabbè, fa niente, è imparato e... no, non penso che lo quindi ce l'ho qua dietro, è arrivato, sembrava un misto ninja misto samurai che mi ha accoltellato, una cosa. Cosa fa? Ah già. Non per dire, però se tengo. Già devo cercare di tenere fermo la mano, no? Poi figurati quando devo cercare di. Che qua c'è qualcuno, ma quando non c'è, già ci devo cercare di tenere la mano ferma, poi devo pure, poi quando sparo vibra, che ovviamente vibra e mi fa perdere un po' di imprecisione, cioè non mi piace questo video, non mi piace per niente, perché io non sono per niente un cecchino, non me la cavo con i cecchini, proprio non ce la faccio. Me ne sono messo uno nella seconda classe, ma ho provato, cioè ho provato appena ho potuto, ho cambiato subito, esagerato. Vedete? Già tre uccisioni, quattro morti. Vedete come sto cercando di scappare, quindi. Cioè. Uccidere da lontano è impossibile grazie a questo. Uccidere da vicino è impossibile perché non ha quella mira. Cioè non ha. Quando miro non mi trovo. È impossibile. Grazie, stiamo perdendo. Tanto vale che mi facevi fatti miei, mi tenevo il lanciagranate. La vendetta del lanciagranate. Non esplodere. È esploso. Via! Sono ritornato! Ho dovuto usare un coltello per ritornare. Quindi non è una buona cosa. Allora, l'utilizzo di quest'arma fino a mo è quasi nullo. Beh, quel quasi sarebbe che io ho provato a mirare, ma non è successo. Che cazzo? Da dove è uscito? È uscito all'improvviso! Non so se riuscite a vedere, cioè... Cucù.
che cacchio. Revive, ti revive io. Non ti posso più revive. C'è una cosa un po' rischiosa, no? O lo trovo qua o sta qua da qualche parte, boh. Oppure se andate, io sto ancora a perdere qua tempo qua, vabbè. Allora, da dove è arrivato questo? Da no. Niente. Stavo controllando la classifica. Prima mi è andata a fortuna che lui è stato fermo e l'ho riuscito a accoltellarmi, però stavolta no. Chi sei? No. Il tema che faccio così di te, l'ho già ucciso, eccolo qua. Ti riesco a uccidere prima di questi 10 secondi, ma quando mai. Però posso uccidere un tuo collega. No, mi sa che era lui. Sì, pareggio, via. Pareggiato io? Pareggiato io? Mi sa che ho pareggiato io, Una marina di assi, guarda qua. Qua tu ci sono 10 morti. Ma dai, ma come si fa? Io ho fatto di peggio. Dai. Cambiamo. Votiamo per a mio disco è pericolo a casuale. Ok, allora poi cambiamo assolutamente accessorio. Caricatore non mi serve, doppio caricatore no. Questo penso sia la stessa cosa in mia infraus. No. Proviamo questo, è che non sono molto esperto di Black Ops né creare le classi, quindi devo un po' sperimentare. Come vedete non sono nemmeno uno spendaccione da qua. 3, 7, 2, 2, 1, cioè i punti cold. Ho detto così perché non mi veniva in mente come lo dovevo dire completo. Vai. Ah, qua lo dispetto e corre. Per esplodere i colpi spara ghiacciaio e altri lanciagranate devono percorrere una distanza minima. Ok, mi sono risposto da solo. Per il fatto dei lanciagranate era una cosa normale, quindi ho sbagliato io. Mea culpa, mea grandissima colpa. Vabbè. Si parte. Eccolo qua, Master Key. Come vedete, ci rappompa sotto la canna dell'arma principale. Oh sì, ora sì. Che questo è il minimo che mi piace. Poco preciso. Ma mi piace molto. Multikiller. Sì, livello 40, via! Signori, sono arrivato anch'io negli Anta. 40, 50, 60, Anta. Vai. Ora sì, guarda, già tre uccisioni, no? Cioè, già... Una volta prima, quando giocavo a Black Ops, in particolare sulla PlayStation 3, avevo il brutto vizio di non ricaricare mai. Adesso sto prendendo il vizio di ricaricare sempre. E strano che non l'abbia fatto prima, quindi è un'abitudine che mi sono preso e che sembra una buona abitudine. C'è qualcuno qua? No, perché una volta, siccome molte volte questo l'ho considerato come un'area
inutile. Boh, via, non ho beccato a nessuno. Ok. Esci da là. Chiedo scusa, Remito, ti puoi esporre? Grazie. Potevi anche stare un po' fermo, no, eh? Allora. Qualcuno mi ha scoperto, di là, di là, non so dov'è. Non mi piace stare fermo. Attenzione, eccolo, ti uccido, ha ucciso lui. Ora quel mirino avrebbe risolto tutto. Solo che non lo saprei, non riuscirei a controllarlo, quindi meglio così che non ha per niente una buona mira, cioè una mira normale. Meglio vaffanculo, meglio così che con una cosa che non posso per niente mirare. Allora, facciamo irruzione qua. Quindi il nemico naturalmente sa che sono qui. Là sopra forse non c'è nessuno, vabbè, andiamo da questa parte. Sempre lui mi uccide, perché a me non è che mi uccidono, cioè io muoio molto spesso in questo gioco, ma molte volte vengo sempre ucciso dalla stessa persona, perché un nemico perché nella vita un nemico te lo fai a vita. Bellissima frase del cavolfiore. Ok, ma sei un figlio di puttana! Dai! E mi uccidi sempre! Cioè, tutti gli altri fanno schifo e lui mi uccide sempre, dai. E muori, cazzo! Dai! T'ho sparato tutto un bunker atomico addosso a te, non muori. Oh, visto questo mi è morto facile, nonostante ho sparato alle pareti. Oh, è di nuovo lui che mi sta sparando. Vabbè, cerco di uccidere uno, ne uccide un altro, fa niente, è un gioco, ci si diverte, ma sto perdendo, non mi sto divertendo, perciò. Ah, è tasto meno per rilanciare. Quando c'avevo la configurazione iniziale era a C. Cucù. Tete. Sono morto. Ok. Vedete, sto facendo una partita che... Via. Potrebbe essere benissimo una bella partita. 11 a 9, beh, ottima, non male. Ok, dai. Ok, l'ho colpita la testa, meno male, ma ero già morto. Andiamoci via da qui. Torretta nostra? Sì, è il nostro. Non fa un cacchio la cosa. Vabbè, fa niente. Quindi mo tu stai sparando pure di là, vero? Cosa che? Ah, quindi io sparavo 3 ore, pensavo che era una finta. Ma è morto. Morto, vero? Sì, è morto. Facendo un po' di confusione, eh? Questo mi uccide, questo non mi uccide.
dai, questo per me mi piace molto. Oh, beh, ora se potrei benissimamente stare qua. Però non mi piace fare lui. Perché l'ho lanciato? Ho beccato. Era solo un astide. Non mi piace stare accampato in una zona. Però in questo caso cerco di stare qua perché c'è la torretta che mi protegge. E anche perché... No, ma non mai, perché credo che mancava poco. Però siamo appena passati in vantaggio. Sto facendo un gioco. Questo è deathmatch a squadra, faccio una cosa da squadra. Merda. Via, 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 via. Oh. E ho 3 anni che faccio. Cioè. Sempre lui. Si è vendicato. Di solito quando c'è solo uno e che ne incontra due, no? Di solito quelli che stanno in due molte volte perdono. E in questo, cioè, e molte volte si fa doppio, no? Ok, morto, questo lo uccide, invece non uccide, allora lo uccido io. Morto, però volevo ucciderlo. Manco un minuto e pochissimi secondi. Ok, azioniamola. Questa è una... mi fa un gesto da scavati perché guardate il punteggio. Ah, che voi forse mi sa che non lo vedete bene il punteggio, eh? Comunque siamo 5.009 per noi, 5.200 per gli altri, no? So. Da dove cacchio è uscito? Ok. Mi sono impigliato qua. Via, via, via. Abbiamo vinto. Ah, mi sono dimenticato di dirvi che questa era l'ultima partita. Vabbè, tanto lo dovreste vedere dai minuti. 19:14. Potrebbe secondo nella in classifica della mia squadra, perché ho avuto molte uccisioni. Beh, il mio nemico si vuole unire a me. Beh, sì. Signori, mi sono alleato con uno che mi ha sempre ucciso in queste ultime due partite. Ok, usciamo. Come vedete, questa serie di partite ha raggiunto i 54, tra poco i 55 minuti, quindi molto vicini a un minuto. Niente, speriamo che questo video sia sotto ai 2 giga ed aspettate che controllo un attimo. Vabbè, controllo dopo.
Niente, io con questo vi saluto, ci rivediamo forse, molto probabilmente, forse o molto probabilmente alla quinta serie di partite online a Black Ops, trovi. E niente, visit come sempre, messaggio finale, se lo volete visitate il mio canale, iscrivetevi, commentate questo video, diciamo, si accettano sempre video di risposta, ecco, per qualunque cosa. Se mi volete chiedere qualcosa, eventualmente volete qualche richiesta, fatemelo sapere con qualunque mezzo. Diciamo che se volete dei consigli su delle classi, evitate, ecco, o eventualmente vedrò cosa posso fare, ecco. Quindi diciamo vi do libertà di scrivere quello che volete, ecco. Noi ci vediamo la prossima volta sempre su questo canale Alfie Game Tense, e da me è tutto, ciao a tutti.